Rientriamo con l'Abruzzo del Pallone Live, la seconda parte, quella insomma nella quale ascolteremo la voce dei protagonisti e vedremo anche i vari servizi di Serie D, vedremo anche i gol delle partite di Serie C. Attendo novità, probabilmente riusciamo già ad ascoltare Auteri per la partita tra Fermana e Pescara. Io attendo chiaramente indicazioni dalla regina appena c'è un cenno. Ricordiamo Pescara che ha pareggiato a fermo 1-1 con il rigore nella ripresa trasformato da Dursi nel primo tempo la rete di Cognigni. Andiamo però da Mister Gaetano Auteri. Uteri, allora partiamo da quello che è successo al 96esimo, questa rete annullata a Ferrari, insomma sembra che il gol alla fine possa essere stato anche irregolare, almeno quello ci stava dicendo adesso a microfoni spenti. Io sicuramente dalla panchina non ho avuto l'impressione che Ferrari toccasse la palla col braccio, assolutamente. Ha portato via la palla col petto, di spalla e ha fatto gol. Però l'arbitro alla fine ha fischiato appena la traiettoria è partita. Secondo me voleva fare ripetere la punizione perché lui stava scrivendo, stava ammonendo un giocatore della Fermana, stava scrivendo sul taccuino. Poi è nato il gol e lui a quel punto ritornare 50 metri indietro, forse non se l'è sentita, ma comunque ha fatto una topica. Purtroppo per noi clamorosa, al di là di questo ci abbiamo provato in tutti i modi, si giocava poco a calcio perché pure era abbastanza normale, Fermana ha giocato palle lunghe, ha pensato soltanto a difendersi, andare sul contrasto, lo sapevamo. C'è stata la gara che lei pensava, aveva detto sarà una gara molto fisica, così è Sì, ma stato. io non sono dispiaciuto di quello che la squadra ha fatto, abbiamo creato tanto, è certo che ci è mancato l'acuto finale, non siamo Però stati. poche conclusioni nello specchio della Ma porta, poche Uteri. conclusioni, molte rimpallate, ci abbiamo provato da 20 metri, ci abbiamo provato con gli aggiramenti, ci abbiamo provato con le percussioni centrali, ci abbiamo provato in tanti modi, poche conclusioni. Tante sono state rimpallate al muro difensivo, ai 16 metri, non è che tiravamo da 50 metri, tiravamo sempre in porta dai 18, 16, 20 metri, ci abbiamo provato in tutti i modi. È chiaro che se prendi il gol questo aumenta, poi loro sono rimasti in 10, ma differenze non ne ho viste fra quando erano in 10 e quando erano in parità numerica, hanno soltanto tolto giocoforza un giocatore dietro, ma non si sono mai spostati da lì. Però un tempo, Auteri, un tempo, praticamente un tempo in superiorità numerica, bisognava probabilmente fare qualcosa in più. Capito, ma qualcosa in più abbiamo fatto, se la palla non è entrata, se abbiamo preso una traversa, se ci è mancato, ma la squadra ha giocato, è sempre stata in campo lucido, ordinato, ci ha provato in tutti i modi e poi l'avevamo fatto il gol. Guardate che la Serie C in alcuni momenti del campionato è questa, però magari Modena e Reggiana all'80esimo usufruiscono di calci di rigore così molto dubbi, noi invece ci viene sottratto. Io non è che voglio fare la vittima, per carità, però non voglio neanche parlare degli altri, sto facendo soltanto degli esempi, ma il gol di stasera era regolare, quindi la partita l'avevamo vinta però. Tre partite, due punti, le ultime tre partite, due punti, Pescara che rallenta, sembra un po' di rivedere Auteri la squadra dell'andata, un po' Ma non balbettante. credo, ma voi guardate solo i risultati, ma se guardate la partita che ha fatto la squadra contro un avversario difficile, rognoso, che ha rinunciato a giocare, che ha perso tempo, che ha spezzettato il gioco, secondo tempo non si gioca veramente, il tempo è dimezzato perché chi dovrebbe far rispettare le regole purtroppo non riesce a farle rispettare, quindi non guardate soltanto i risultati, è chiaro che io sono il primo a essere deluso dal risultato, ma non ho nulla da dire alla squadra, se non un pizzico di lucidità. Che voto darebbe al Pescara di oggi? E anche un pizzico di buona sorte, ma non lo so, i voti si danno a scuola. Adesso c'è subito la gara di Pesaro, bisogna provare a tornare alla vittoria perché il terzo posto si è nuovamente allontanato. Non lo so, ma noi pensiamo a giocare, è che siamo. Sappiamo che le partite diminuiscono e che bisogna fare punti, però quando fai partite così, dove meriti di vincere, non ottieni il risultato pieno come quello con l'Entella, cosa devi dire? C'è poco da dire, è chiaro che ci sono sempre delle cose da migliorare, ma stasera la partita l'avevamo vinta e quindi andiamo avanti. Però rispetto, non so mister, se lei è d'accordo, rispetto alla gara con l'Entella, sul piano del gioco un passo indietro, anche perché la Ma non Fermana è, non è l'Entella. ma non è, ma guardi che per giocare a calcio occorrono due squadre che si confrontano sul piano del gioco. L'Entella con noi l'ha fatto, ha subito, ma è molto difficile andare a prendere la palla sempre in aria, andare sempre sul contrasto fisico, un avversario che non si muove mai. È questa, ma noi siamo sempre stati, nonostante questo, siamo sempre stati ordinati, corali nella proposta del gioco.
Abbiamo provato ad aggirare, abbiamo provato le percussioni centrali, abbiamo provato sul gol di Cognini, cosa non ha funzionato? Ci abbiamo provato in tutti i modi, non è che perché loro non hanno giocato noi non abbiamo giocato, non abbiamo giocato una buona gara. Mister, sul gol di Cognini cosa non ha funzionato su quella punizione dalla tre quarti, quel batti e ribatti? Ma batti e ribatti, è stata una respinta, abbiamo fatto un fallo sciocco, hanno messo una palla, eravamo piazzati bene, abbiamo respinto questa palla fuori aria, è nato questo tiro sporco che Sorrentino non ha trattenuto, io non so dire se fosse fuori gioco o meno, non ha funzionato niente in particolare, perché la difesa ha respinto bene la palla, si è posizionata bene, poi dopo a volte sono anche delle circostanze, però qualcuno dalla panchina mi ha detto che poteva essere fuori gioco, io obiettivamente non ho avuto questa sensazione. Mercoledì a Pesaro senza Ferrari, per chiudere Uteri. L'arbitro lì voleva far ripetere il calcio di punizione e poi ha commesso una topica e quindi ci ha fatto perdere anche un giocatore che era stato ammonito, a quel punto sanzionando un fallo di mano inesistente e annullando il gol ha dovuto ammonirlo, quindi espulso Ferrari. Ironia della sorte, perché questo è proprio il colmo. Grazie mister. Prego. Abbiamo ascoltato dunque le parole di Auteri, ascoltiamo un minuto Torrente che sta parlando a Gubbio. Così tanto, poi bisogna far gol, sono contento che arriviamo lì. Poi bisogna essere concreti, lucidi nella scelta, nel tiro, questo fa la differenza, che a volte succede anche che non si è lucidi, perché come dicevo prima giocare sempre non è così semplice per noi, per gli altri, quindi sono d'accordo creiamo e non concretizziamo. Le doglie per un pestone, no, gli sei girata la caviglia, mi auguro che non sia niente di grave, però ha chiesto il cambio perché gli sei girata la caviglia. Va bene? Grazie. Buonasera. Allora, le parole di Torrente, probabilmente insomma non era granché soddisfatto di questo risultato, penso sia contento per la prova del primo tempo, meno della prova del secondo tempo. Insomma, tra poco avremo anche Enrico Rocchi, con cui commenteremo le parole di Auteri, anche se sta arrivando Guidi, cerchiamo insomma di districarci. Ok, allora ascoltiamo le parole dell'allenatore del Teramo, Guidi. Che coglie un punto davvero importante, pesante, però un primo tempo da dimenticare, un approccio sbagliato alla gara. Sì, siamo partiti male, con errori ingenui, e siamo andati meritatamente in svantaggio, perché il Gubbio ha fatto meglio di noi nel primo tempo. Poi mi piace tenermi la grandissima reazione, perché insomma alla fine avevo più la sensazione di poterla vincere piuttosto che perderla. È peccato anche per un episodio insomma che l'arbitro non ha visto, ma c'era un calcio di rigore, un fallo di mano di Migliorini netto, insomma. Però ecco, penso che poi nel computo della partita, il primo tempo meglio il Gubbio, il secondo meglio noi, e quindi penso che il pareggio poi in definitiva sia giusto. Chiedo se è possibile individuare una motivazione e anche delle contromisure di un approccio che è un po' quello di settimana scorsa a Viterbo, primo tempo veramente buttato alle ortiche così. Ma saperlo chiaramente è una cosa che analizzeremo con i ragazzi, perché effettivamente nel riscaldamento l'hanno fatto benissimo, quindi non c'era nessun tipo di avvisaglia di questo genere di approccio sui primi palloni, perché sono stati evidenti, sono stati errori ingenui che solitamente non commettiamo, quindi dobbiamo migliorare e analizzare il perché di questi primi minuti che sono stati, ci hanno precluso anche magari di poter vincere la partita, perché andare sempre sotto di due gol poi non è nemmeno semplice recuperarla. Dall'altro ormai abbiamo raggiunto una maturità tale che le partite le giochiamo fino alla fine, anche quando sembrano
che le abbiamo perse, riusciamo a tenerle in vita dando continuità al nostro gioco, perché crediamo in quello che facciamo e riusciamo anche ad avere la forza mentale di crederci nel poterle anche ribaltare. Quindi gli errori saranno analizzati, dall'altro dobbiamo continuare a proseguire su quello che stiamo facendo, perché ultimamente stiamo facendo bene. Ecco, questa è una scelta di Jacoponi subito in campo, perché non è sembrato in gran giornata, questa aveva anche lasciato intendere che non sarebbe subito sceso in campo. No, Simone ha sbagliato due palloni che non sono da lui, è chiaro che sono stati errori, però stava bene. Il minutaggio è chiaro che sia lui che Soprano dovevano essere gestiti, perché avevano giocato tantissimo. Simone viene anche da tanto tempo di inattività e quindi magari sono anche errori figli della mancanza di ritmo gara, però insomma penso che insomma Jacoponi sia una certezza. Poi è chiaro che oggi ha sbagliato due palloni e da Jacoponi non ce lo aspettiamo. Però insomma penso che abbia ancora grandi margini di miglioramento, perché ripeto è tanto che è fermo e quindi deve ritrovare il ritmo gara, e il ritmo gara lo trovi giocando, non stando fuori. Mister, grande incisività dei giocatori entrati inizio secondo tempo? Sì assolutamente, sono entrati benissimo, ma questo è stato ormai è una costante, perché anche a Viterbo è stato così. Molto spesso questo gruppo ormai è un gruppo estremamente coeso, crede in quello che fa e tutti si sentono protagonisti, e quindi da questo punto di vista sono estremamente soddisfatto e orgoglioso di ognuno di loro. Forse si aspettava qualcosa di più da De Grazia, capace di facili inserimenti e anche di andare al gol? No, la scelta di Lorenzo era proprio per andare a attaccare la linea difensiva, perché lui ha capacità di inserimento, però è chiaro che nessuno nel primo tempo dei calciatori nostri si sono espressi al massimo delle proprie potenzialità. No, abbiamo fatto un brutto primo tempo, è chiaro che i singoli poi ne risentono. Nel secondo tempo coloro che sono entrati hanno cambiato la partita e insomma e abbiamo spinto anche per poterla ribaltare, come era successo a Viterbo. Commissario, ti chiedo non tanto sull'utilizzo di Jacoponi, ma sulla posizione, perché normalmente ha giocato sempre centrodestra. Il fatto che oggi sia partito centrale, cos'era, un modo anche per preservarlo fisicamente? Anche, chiaramente il suo dispendio è più limitato rispetto a quando gioca braccetto di destra o di sinistra, e poi anche perché volevamo far uscire la palla in maniera più qualitativa, perché Simone ha filtranti, ha dei salto passaggio, quindi anche vede giocate anche più lunghe con grande qualità. Oggi purtroppo quello che avevamo pensato nel primo tempo non si è realizzato, ma è venuto fuori poi nel secondo tempo. Quindi come è stato, mister, per lei emozionalmente tornare a Lugio? No, ma io sono affezionato, al di là di come è finita, l'ho ribadito più volte anche a vostri colleghi, cioè purtroppo ormai nel calcio l'esonero fanno parte della quotidianità del nostro mestiere, della nostra professione, però io sono sempre grato e riconoscente verso le persone che qui mi hanno accolto e hanno scommesso su di me alla mia prima esperienza da professionisti. Quindi io a questa società, a queste persone, al presidente, al direttore Pannacci, a tutti coloro che erano già all'epoca nel Gubbio, sarò per sempre riconoscente. Le parole di Federico Guidi, è finita la sua conferenza. Saluto in piattaforma Enrico Rocchi. Ciao Enrico, buonasera. Buonasera Andrea. Insomma, abbiamo ascoltato le parole di Gaetano Auteri, insomma, piuttosto tenace di fronte alle domande altrettanto tenaci di Paolo Renzetti, ma insomma Auteri non si scompone, lui anche questa prova la ritiene una prova positiva, ritiene che la squadra abbia creato tante palle gol, insomma noi abbiamo visto una squadra che è stata assolutamente ingabbiata nel primo tempo e poi nel secondo tempo ha chiaramente usufruito della superiorità numerica, ma insomma al di là del palo di Pontisso le maggiori recriminazioni sono su quel gol di Ferrari. Intanto tu come l'hai vista? Andrea, qui si sta mistificando un po' la realtà, perché sarebbe più semplice dire le cose come stanno. Il Pescara continua a fare questo sterile possesso palla,
primo tempo inguardabile. Nella ripresa la Fermana, giustamente rimasta in 10 uomini, ha pensato a difendersi, ma non ti ha concesso uno spazio, tranne in quella conclusione di Pontisso, che si dimostra di essere un buon tiratore dalla distanza, ha colpito la traversa dopo il palo con l'entello. Quindi occasioni da gol il Pescara non ne ha create. Inutile girarci intorno. Sì, c'è questo episodio di Ferrari. Come l'hai vista tu intanto? Ma guarda, è difficile perché poi le immagini non ci aiutano, non c'è VAR, quindi non ci si può sbilanciare, si dovrebbe vedere al rallenti. Loro sostengono che Ferrari non si sia aiutato con il braccio, quindi non so che dirti, sinceramente qualsiasi cosa direi sarebbe non realistica, quindi mi attengo alle decisioni. Certo, Ferrari, devo credere che non si è aiutato con il braccio, però non può dire a Oteri questi episodi ci condannano, mentre Reggiana e Modena segnano con episodi particolari. Non facciamo questo vittimismo inutile. E poi è inutile che Oteri sostiene le altre squadre, giocano con agonismo. Lui ha sempre guidato squadre di altri gironi, dove il sano agonismo prevaleva sulla tecnica, quindi non dovrebbe meravigliarsi la Serie C, che questa doveva essere pronta ad affrontare un campionato con questa difficoltà. Più che altro dovrebbe preoccuparsi dell'atteggiamento della squadra del primo tempo, perché quella è la parte che si può analizzare con più lucidità. Il Pescara entra in campo a fermo e non riesce a fare un tiro in porta contro una formazione che sì, fa della fisicità e dell'agonismo delle sue doti, però il Modena va a fermo e fa 4 gol. Tu non riesci nemmeno a tirare in porta e allora devi rivedere qualcosa cambiando formazione. Questo ormai è diventato un refrain, non si dà continuità a coloro che ti hanno dimostrato un qualcosa in più nell'ultima partita con l'Entella. Adesso si parlava di Ferrari che non aveva una buona condizione fisica per via di un colpo al costato, però sono valutazioni che lasciano il tempo che trovano. Qui dobbiamo analizzare soltanto il fatto che il Pescara si è allontanato completamente dal terzo posto, non ha approfittato di vincere al Recchioni in superiorità numerica, si è salvato sul calcio di rigore, forse può recriminare sull'episodio finale, ma certo non è una squadra che merita le prime posizioni in classifica, con la rosa che si ritrova, il lavoro di Auteri è fallimentare. E quindi io ti ripropongo lo stesso interrogativo che ti ho fatto dopo Reggio, lo so, e lo avevo, sì, e lo avevo posto proprio per la prestazione della squadra, al di là della sconfitta. Siccome sì, anche questa sera la squadra ha deluso come prestazione, mentre con l'Entella aveva fatto un po' meglio, e i punti ora condannano anche rispetto al terzo posto, condannano un Pescara che si allontana sempre di più. A questo punto si potrebbe allontanare anche dal quarto posto se dovesse, certo, vincere l'Entella domani sera contro il Siena. Quindi, certo, adesso sei quinto, tu sei la quinta forza del campionato, solo perché l'Ancona oggi ha perso a Montevarchi, ma c'è una differenza abissale tra i valori tecnici del Pescara e quelli dell'Ancona Materia. Le quattro squadre che sono lì davanti a te, probabilmente qualcuna ha delle qualità maggiori, ma sicuramente Cesena e Entella sono alla tua portata, e quindi se non riesci a fare punti, a migliorare la tua posizione in classifica, vuol dire che il lavoro non è stato proficuo, e di conseguenza poi le valutazioni le fa sempre la società, che continua ad avere fiducia in questo allenatore anche in sede di campagna acquisti. Ripetiamo, questo scambio Cernicoi-De Marchi non ha dato finora i frutti sperati, quindi si devono analizzare tante cose, forse non si ha il tempo perché si gioca ogni 3 giorni e forse questo fatto va a vantaggio di Auteri e di Matteo. Ecco, l'ultima cosa, ti volevo proprio porre questa considerazione: ora Pesaro e poi Modena, altre due trasferte, peraltro la seconda sembra proibitiva, almeno sulla carta, ma anche questo Pescara contro la Vis Pesaro potrebbe incontrare difficoltà, se il Pescara è questo. Tu, Andrea, sai più numeri di tutti quanti noi e sai bene che il Pescara ha sofferto in casa con la Viterbese, con il Pesaro, quando erano ultimi in classifica, figuriamoci se non può soffrire
a Pesaro, dove c'è una squadra che oggi ha messo anche in difficoltà il Cesena. Non dipende dalle altre squadre, dipende dal Pescara, che se trova la sua identità, il suo atteggiamento, credo che per adesso sia troppo tardi, non dovrebbe avere timore di andarsi a giocare la partita a Pesaro. Le altre squadre ormai sono pronte a questo campionato, tu continui a giocare solo di fioretto, ma è un fioretto sterile, usiamo anche la sciabola, adesso non ci sarà nemmeno Ferrari a Pesaro, quindi sarà riconfermato Cernigol, questo attaccante poverino che ha dato ben poco. Credo che ci sia un calo fisico anche da parte di Clemenza e di Rauti, quindi vedremo quali saranno le scelte, ma a prescindere dalle scelte conta sempre l'approccio, l'atteggiamento, il gioco di squadra che è venuto a mancare, anche se Oteri non è d'accordo perché lui è soddisfatto della prestazione, beato lui. Grazie Enrico, buona serata. Grazie a voi. Grazie. Abbiamo sentito dunque il commento di Enrico Rocchi anche sulle parole di Auteri. Tengo lì buono William Carosella, ci ha salutato, lo ringrazio Riccardo Clinco. William, tra poco vengo da te, però ora vado anche da Ania perché con lei commentiamo le parole di Guidi. E se sapessi, dice Guidi, come fare, in riferimento alla domanda di Jacopo su perché, il motivo di queste partenze, quella di Viterbo e quella di oggi, per poi rimettere in piedi la partita. E anche Guidi poi ha posto l'accento, ma senza fare troppa polemica, ha detto risultato giusto, un tempo per ciascuno, però quell'episodio del fallo di mano probabile di Migliorini fa un po' rammaricare, no, per il finale. Ania. Sì, perché poteva essere, chiaro, un potenziale calcio di rigore ovviamente da trasformare, ma comunque una situazione potenzialmente molto a favore del Teramo per provare a vincere la partita. È chiaro che è difficile darsi una spiegazione del perché anche alla vigilia paventi o comunque vorresti una squadra subito aggressiva per andare magari a recuperare due punti persi nel turno precedente, ovviamente mi riferisco alla sfida interna contro la Pistoiese, e poi però praticamente non hai per nulla un atteggiamento aggressivo dai tuoi, anzi hai un atteggiamento quasi rinunciatario, oserei dire, o comunque in balia di avversari molto più capaci di fare la partita e di trovare concretezza sotto porta. La fortuna del Teramo è stato chiudere il primo tempo sotto di soli due gol, perché Perucchini ci ha messo del suo su due occasioni, e comunque Gubbio non è stato così concreto come lo era stato in occasione delle prime due reti. E da lì poi quel gol inventato praticamente da Arrigoni, perché è una tra vittoria disegnata da molto molto lontano rispetto allo specchio della porta, ha riaperto la partita e fatto perdere certezze al Gubbio, quindi di certo è un punto importante per la corsa salvezza, anche per la maturità mostrata nella ripresa per quanto riguarda la capacità di reagire ad un primo tempo forse tra i più brutti, se non il più brutto del campionato del Teramo. È un segnale di maturità questo, secondo me, quindi comunque cercare di raddrizzare una partita che si è messa male è propria di una formazione che riesce, a differenza del passato comunque, ad avere un atteggiamento differente e ad essere cresciuto dal punto di vista dell'atteggiamento e della mentalità. È chiaro che adesso contro Modena e Grosseto in casa mercoledì sarà molto molto complicato cercare di allungare la striscia dei risultati utili, anche se poi ovviamente ribadisco un concetto scontato, ovvero che nel calcio niente è appunto scontato. Domenica prossima invece contro il Grosseto sarà fondamentale sfruttare il fattore casalingo, quello che magari fino a questo momento il Teramo ha sfruttato poco o non come avrebbe dovuto, soprattutto nella prima parte di campionato. Assolutamente, chiaramente il match col Grosseto è sulla carta contro l'ultima della classe, però anche oggi il Grosseto è rimasto in partita con la Reggiana fino alla fine. Con Maurizi poi sarà una partita, come io adoro definire questa tipologia di gare, una gara appiccicosa come lo è stata quella con la Pistoiese. E poi il Grosseto è una squadra comunque, a dispetto di una classifica peggiorata, a mio avviso anche migliorata rispetto a quella dell'andata, dunque è una gara da prendere con le molle. Non parliamo poi del match contro il Modena, il prossimo match contro il Modena, ma poi anche quello col Grosseto sarà una gara piuttosto, lo ripeto, appiccicosa.
Sì, perché comunque Andrea, anche chi sta dietro il termo dà segnali di vita importanti. Mi viene in mente la Pistoiese, mi viene in mente, hai detto tu, il Grosseto, mi viene in mente anche il Monte Varchi, cioè non è per niente fatta dal punto di vista della, ovviamente, della salvezza e della distanza che per adesso è rassicurante dalla zona playout. Il Teramo deve continuare, è scontato dirlo, a muovere la classifica, consapevole che alle spalle non si sta fermi, la classifica è corta, il mercato di gennaio ha inciso in positivo per le squadre che sono alle spalle attualmente del Teramo e anche per il Teramo stesso, per i rinforzi che sono arrivati, molto più di esperienza rispetto all'estate scorsa. Quindi ci sarà, come ha detto Guidi, alla vigilia di questa gara da battagliare fino alla fine. Con questa spada di Damocle che è martedì il Tribunale Federale Nazionale, ma quella è un'altra partita fuori dal campo, un altro campionato. Sarà soltanto un primo grado, il Teramo rischia un'ammenda, si spera, o una penalizzazione, ma è chiaro che da lì, cioè la testa dei giocatori non deve andare a quello che succede al Tribunale Federale Nazionale, alla Corte Federale o quello che sarà il Collegio di Garanzia, va mantenuta sul campo e a quelli che sono gli impegni del campo che da qui alla fine del campionato portano comunque più spesso il Teramo in casa che in trasferta. Assolutamente. Grazie Agnè. Possiamo liberarti dopo questa lunga giornata, poi vedremo più tardi anche il servizio che hai confezionato per la vittoria del Castelnuovo contro il Castelfidardo. Non so se mi ascolta Jacopo Forcella, perché con lui voglio chiudere il collegamento da Gubbio, con Fermo abbiamo chiuso in precedenza, chiedergli una impressione anche su quelle che sono state le parole di Federico Guidi, e poi torno da William per un commento anche sulle parole di Gaetano Auteri, così insomma poi andremo verso la chiusura di questa parte dedicata al post gara di Serie C. Non so, chiedo lumi alla regia se abbiamo nel frattempo anche degli highlights a disposizione. Ci sono gli highlights del Pescara. Allora, nel frattempo che aspettiamo Jacopo che si risistema, possiamo andare con le immagini della gara di Fermo. Eccole qui. Il direttore di gara è Domenico Mirabella di Napoli, primo anno in Serie C, nella CAN C, nel Pescara 4-2-3-1 con Cernico in attacco al posto di Ferrari, con Cancellotti al posto di Zappella, con Gherardi al posto di Ingrosso, con De Risio al posto di Diambo e Pontisso ad agire sotto punta, De Risio e Pompetti cerniera di Mediani. Nella fermana c'è Graziano con Baie al centro del reparto nevralgico, in avanti c'è Simonelli e non l'extramano Kerematang. Questa è una prima opportunità per il Pescara, eravamo al nono minuto, ma è una gara piuttosto complessa. La fermana fa il suo match, si mette dietro, Randella la mette sull'agonismo e passa in vantaggio al 17° minuto su due sviluppi di un calcio piazzato. Gherardi anticipa Sorrentino ma respinge centralmente, c'è un tiro al volo che passa tra una selva di gambe. Sorrentino che non è perfetto ma è stato anche un po' sorpreso da questa traiettoria che è sbucata all'improvviso. Cognini in posizione regolare, tenuto in gioco dallo stesso Gherardi che era rimasto attardato, segna praticamente a porta vuota pur ciabattando. Pescara risponde con questa doppia conclusione da piazzato, la seconda di Pontisso, ma non c'entra lo specchio della porta. Sostanzialmente è un primo tempo in tranquillità per Ginestra. Il Pescara attacca ma senza costrutto contro una fermana che si mette lì dietro, lo ripetiamo, a maggior ragione dopo il gol di Cognini, e concede il minimo sindacale. Lo sguardo preoccupato di Marco Pompetti, poi qui vediamo un'azione di Rauti sulla sinistra. Il contrasto e il cartellino giallo che viene sventolato ai danni di Alagna. Sarà un giallo pesante perché poi Alagna ne collezionerà un altro nel corso del secondo tempo, all'inizio lasciando i suoi in 10 uomini. Ed ecco, ci siamo, siamo già lì, perché effettivamente succede ben poco nel primo tempo. Secondo fallo di Alagna, sempre ai danni di Nicola Rauti. Secondo giallo e dunque cartellino rosso. Dal 49esimo la fermana è in 10 uomini. Rivediamo Veroli che appoggia per Rauti, sgambettando da Tergo da Alagna, intervento assolutamente
poteva evitare, buon per il Pescara che può sfruttare dunque la superiorità numerica. Ne approfitta Auteri, che nel frattempo, vedete, mette dentro Dursi al posto di Derisio, abbassa Pontisso, lo porta a fare il mediano e schiera Dursi sotto punta alle spalle di Cernigoi. Qui Clemenza per una conclusione di prima intenzione da parte proprio di Dursi, che avrà un buon impatto sulla partita, tanto che si procurerà il rigore, lo stiamo per vedere. Intervento da dietro, anche questo piuttosto incauto, di Mbaye. Dursi viene sgambettato, rigore netto, che sarà lo stesso Dursi che calcerà. Prende palla Rauti, vorrebbe tirarlo lui, vorrebbe tirarlo Pompetti, alla fine arriva Dursi che si è preso il calcio di rigore ed è lui che lo va a battere e anche a trasformare al 16° della ripresa. Botta secca sotto l'incrocio dei pali, imprendibile anche per uno specialista pararigori come Ginestra. Esultano i quasi 500 tifosi accorsi da Pescara, che ammirano da vicino la trasformazione di Eugenio Dursi, che in questo modo segna il suo terzo gol in maglia biancazzurra dopo quelli alla Reggiana e alla Viterbese. Però Pescara continua ad attaccare ma senza grande costrutto, anzi rischia su un'altra palla inattiva la sponda di Mbaye, la conclusione al volo di Graziano che finisce sopra la traversa. Ecco un primo piano per l'ex centrocampista del Teramo. È un finale quello di Pescara, prova a metterla sulla bagarre. Ferrari che serve Pompetti, tiro respinto, poi arriva Pontisso, sfortunato Pontisso. Ginestra corregge la palla sulla traversa, secondo legno per Pontisso nel giro di 3 giorni, dopo il palo colpito con lentella, la traversa con la complicità di Ginestra che viene colpita nella gara del Recchioni. E qui siamo al 94esimo, nel corso di un recupero dove accade di tutto. Qui Ferrari commette questo fallo sulla palla lunga e viene ammonito una prima volta da Mirabella di Napoli. Anche questo giallo sarà avrà un impatto sulla partita, perché poco dopo ci sarà il fatto che caratterizzerà il finale del match, il gol annullato a Ferrari per un fallo di mano che originerà il secondo giallo e quindi l'espulsione di Ferrari. Ecco qui il fatto o il misfatto, controllo no con il braccio? A noi è sembrato di sì. Auteri nella sua intervista ha più volte ripetuto che il gol era regolare. Sta di fatto che per l'arbitro il controllo era con il braccio, secondo giallo e dunque cartellino rosso per Franco Ferrari. Rivediamo, controllo insomma in una zona un po' di mezzo tra braccio, spalla, costato. Ferrari dice ma no, ma io non ho preso la palla con il braccio, l'ho presa con la spalla. Mirabella è irremovibile ed espelle per doppio giallo Ferrari. È l'ultimo episodio del match, Fermana Pescara 1-1. Ed eccolo, Jacopo Forcella. Jacopo, una chiosa dunque su questo pomeriggio. Io ho detto prima un Teramo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e un Guidi che ti ha detto se conoscessi come poter evitare queste partenze problematiche porrei rimedio più facilmente. E io invece nel servizio, buonasera di nuovo Andrea, ho detto non come Viterbo ma quasi, perché va preso di buono quanto c'è la reazione, però è anche vero che questa è una squadra che ha bisogno di prendere una sberla per svegliarsi e non è oggettivamente un cammino semplice. Non può essere accettabile andare sempre sotto 2-0 per cominciare a giocare in maniera, se vogliamo, in maniera degna una partita di calcio, seppur contro un avversario di livello come il Gubbio. Però Teramo totalmente inesistente nella prima frazione, poi la reazione c'è stata, però la reazione d'orgoglio non può non venirti sul 2-0, quindi di buono va preso questo. Ed è stato anche tema della mia domanda a Malotti, se con il Modena, proprio per la caratura elevatissima, forse di altra categoria, dell'avversario, mercoledì, questo è un rischio che non si corre, cioè quello di magari non entrare in campo. E probabilmente lo sarà, però il Teramo sembra sempre una formazione che che nei pomeriggi in cui fa fatica ha bisogno veramente di toccare il fondo con tutte le dita, non con solo dito, per provare, per cominciare veramente la risalita. Poi
neanche bisogna prendere sotto gamba il fatto che due volte su due sia riuscita la rimonta, una in maniera clamorosa a Viterbo, oggi diciamo che un punto che vale quasi come tre, perché per come si era messa la partita, poi voi vedrete anche nelle immagini quante occasioni oggettivamente ha avuto il Gubbio per triplicare. Non è detto. E d'altro canto anche l'amministratore delegato Chierti a Jacopo ha postato su Facebook uno screen con il fallo di mano di Migliorini, rigore netto, ha scritto Massimo Chierchia. Sì, sì, io devo dire la verità, la sensazione subito all'inizio quando sei in live, poi noi eravamo dalla parte opposta rispetto al tiro di Arrigoni, devo essere sincero, non ho avuto proprio subito la sensazione del calcio di rigore, che poi effettivamente rivedendo le immagini c'è, perché il tocco con il braccio c'è, ma sono episodi, sono questioni importanti, ma che nel computo complessivo dei 93 minuti cambiano relativamente, nel senso che ammettiamo anche che fosse arrivato il calcio di rigore e il 2-3, ok, hai due punti più in classifica, il rigore c'è stato, altro successo, vai a casa magari più contento, ma il problema intanto proprio davanti a noi c'è l'autobus del Teramo che riprende la via dell'Abruzzo, okay. Ma le questioni rimangono, cioè 45 minuti praticamente gettati alle ortiche, così come era stato anche a Rocchi, e questo è chiaro che con il Modena non puoi concedertelo certamente, ma togliamo la partita con il Modena, poi c'è il Grosseto che è una cioè negli scontri diretti o comunque nelle partite giocabili, perché al di là del fatto che forse tecnicamente il Gubbio ha qualcosa in più del Teramo, è una partita giocabile, poi l'ha dimostrato il campo che era una partita giocabile, e non andare sotto 2-0 poteva significare provare a vincerla la partita, cosa che il Teramo non ha potuto fare perché ha dovuto risalire da 2-0, ecco. Grazie Jacopo, buon rientro. Grazie a voi, buona serata. Grazie a te, grazie a Claudio Di Giuliantonio. Allora, ero in debito con William, che immagino stia fremendo, perché pensavo anche a te, William, mentre parlava Auteri, e diceva cose che insomma ormai siamo abituati ad ascoltare, no? Quindi come mi commenti? Fai anche tu la tua chiosa su questo pomeriggio che insomma non può soddisfare il Pescara. Io sono molto dispiaciuto per quanto riguarda questo campionato che sta disputando il Pescara, sono molto dispiaciuto per il fatto che lo staff tecnico, o perlomeno chi dovrebbe gestire certe situazioni da parte della società, non ha capito a tempo debito che questo allenatore era in grossa confusione. Anche le dichiarazioni del dopo partita mi sembrano veramente molto, ma molto discutibili per non usare altri termini, perché anche se io ho 84 anni non è che posso andare in galera, per cui voglio dire non sono assolutamente contento. Oggi praticamente abbiamo fatto schifo. Il primo tempo lo abbiamo fatto veramente in maniera veramente bruttissima. Per quanto riguarda il secondo tempo, abbiamo giocato in superiorità numerica per tutto un intero tempo, compreso il recupero, e abbiamo fatto un solo tiro con Pontisso da lontano e non siamo riusciti a creare una situazione di gioco che potesse magari impegnare quantomeno il portiere avversario. Questo non è stato, per cui la partita del Pescara è da condannare. Per quanto riguarda la conduzione tecnica, l'abbiamo sempre continuato a dire che Auteri ha fallito questo campionato, perché il terzo posto ce lo possiamo scordare, secondo me, e quindi fallito anche il terzo posto, veramente è un campionato fallimentare. Si potrebbe rimediare, perché tutto sommato la squadra c'è, i giocatori li abbiamo di buona qualità,
però non abbiamo continuità. Perché non abbiamo continuità? Perché abbiamo fatto 50 formazioni, abbiamo cambiato giocatori in maniera molte volte ingiustificata, scelte dell'allenatore che non hanno fatto altro che rendere ancora più confusione nella mente dei giocatori, nei meccanismi di gioco, che devono avere continuità, perché se io gioco sempre con un compagno in difesa, si faceva sempre il discorso dei due centrali che devono veramente... Chiaro il tuo punto di vista, William? È chiaro. Come? È chiaro il tuo punto di vista? Sì. Insomma, poi per quanto riguarda il gol annullato a Ferrari... E con questa considerazione chiudi, William. Sì, a parte il fatto che non si può con certezza stabilire se abbia preso con la mano, col braccio, però appena fatto il gol ho notato e guardato il viso di Ferrari, che è molto attento a che cosa succede subito dopo. Sì. Perché evidentemente quasi come se sapesse sotto sotto, bravo, che lui... esatto, per cui io ho a me Ferrari mi ha dato la certezza di aver corretto il pallone col braccio. Okay. Comunque Andrea, andiamo avanti, facciamo quello che possiamo fare. Io posso solo protestare, la società dovrebbe mettere riparo e dovrebbe... Auteri veramente ha fallito questo campionato, perché nelle ultime partite abbiamo visto un Pescara sicuramente inferiore alla Reggiana, ma la partita contro l'Entella e questa partita hanno dimostrato che due punti sono pochi. Pochi, molto pochi. Grazie William. Grazie. Buona serata. Buona serata William. Allora, andiamo in pubblicità. Quando rientreremo apriremo la fase della Serie D e se possibile vedremo anche gli highlights della partita pareggiata dal Teramo a Gubbio. A tra poco. Rientriamo. Prima di aprire l'ampia parentesi sulla Serie D, eravamo nella possibilità di vedere gli highlights del Teramo e ora li possiamo analizzare insieme. Ecco qui le immagini dal Barbetti di Gubbio. Nel Teramo dunque a sorpresa Jacoponi viene confermato nel trio di difesa e non sarà una mossa, diciamo, che pagherà dividendi per il tecnico Guidi. Poi in avanti c'è De Grazia a sorpresa con Rosso e Bernardotto, confermata la linea di centrocampo con Boazio, Osmanovic sulle corsie laterali, Arrigoni e Rossetti in mezzo. Nel Gubbio c'è Spalluto che agisce da centravanti con il supporto di Arena su una corsia laterale, su quell'altra di Dudu Magni. Il Gubbio parte forte e passa in vantaggio al settimo minuto con questa punizione dello specialista Cittadino, una punizione cross che non è toccata alla fine da nessuno. La palla inizialmente sembra indirizzata verso il primo palo, poi finisce sul secondo palo, ma evidentemente è un effetto ottico, perché poi anche dai riscontri che abbiamo avuto, anche per quello che ci ha segnalato Jacopo Forcella dopo la partita, non c'è stata alcuna deviazione, quindi giusto attribuire il gol al Cittadino. Difesa del Teramo e il portiere Perucchini tutti sorpresi da questa traiettoria maligna di Cittadino. Il Teramo qui reagisce, ma in realtà è un primo tempo dominato dal Gubbio, con Boa che è l'unico elemento che nel primo tempo della squadra di Guidi riesca a impensierire in qualche modo la retroguardia del Gubbio, che però ecco si fa rivedere al 19esimo Magni, lo scambio, poi Sainz Maza vede il corridoio, Jacoponi totalmente fuori tempo, Magni arriva a chiudere con Perucchini e mette la palla nell'angolo. Il raddoppio del Gubbio sembra un'altra gara compromessa e sembra difficile che Teramo possa ripetere l'impresa di Viterbo. In realtà poi farà quasi per intero quella rimonta, mancherà solo il gol del 2-3, ma qui rivediamo difesa fatta a fette, male Jacoponi, bello il filtrante di Sainz Maza, perfetta la finalizzazione di Tudu Magni. Gubbio 2, Teramo 0, e Gubbio che sembra davvero ipotecare i tre punti. Il balletto
di Dudu Mbagni con il capitano Malaccari e tutti gli altri. Continuano a scorrere le immagini quasi inspiegabilmente su questo replay così rallentato del balletto. Ancora Gubbio con il pallone di Sainz Mazza per Dudu, il suo controllo, poi l'inserimento sulla sinistra di Righetti, la conclusione che finisce non lontana dai pali della porta difesa da Perucchini, che poi dovrà sbrigare diverso lavoro. Il corner di Cittadino, il colpo di testa da parte di Redolfi, e qui intervento già decisivo di Perucchini che evita la terza capitolazione del diavolo. Minuto 38, stavolta il corner è per il Teramo con la palla che viene giocata da De Grazia, il cui destro è assolutamente inconsistente. E qui siamo già nel secondo tempo con il Gubbio che sembra ripartire forte con questa opportunità in contropiede per Spalluto che serve Arena, la sua conclusione è Perucchini miracoloso e poi graziato da Spalluto. E qui è un po' il cosiddetto turning point, il turning point della partita, perché il Teramo poi si rialza pochi minuti dopo, poteva essere 3-0, invece con questo missile di Arrigoni è addirittura 2-1, il Teramo la riapre con un gol da capitano di Andrea Arrigoni che uccella dalla distanza Ghidotti, e quindi il Teramo torna pienamente in partita. Controllo e destro da lontanissimo, traiettoria che è beffarda, potente e anche velenosa, nulla da fare per Ghidotti. Sprone i compagni Arrigoni, Teramo che un attimo prima aveva rischiato la terza capitolazione. Arrigoni, palla dentro per Bernardotto, Bernardotto lavora questo pallone, lo serve fuori per Azio Smanovic, il suo cross, poi l'azione che prosegue con Buà, tiro di Bernardotto, la respinta di Ghidotti, insiste Malotti che era entrato al primo minuto della ripresa, questa palla che passa davanti alle belle statuine della difesa del Gubbio, D'Andrea, anche lui è entrato nel corso del secondo tempo, controlla e scarica alle spalle di Ghidotti, è 2-2. Incredibile, si spegne la luce nel Gubbio e il Teramo è bravissimo ad approfittarne. Primo un eurogol di Arrigoni e poi questo gol d'opportunismo di D'Andrea sulla dormita colossale della difesa del Gubbio. Anche qui Ghidotti poteva prendere il pallone, lo respinge in maniera goffa, Malotti insiste, mette dentro questa palla che supera i tre difensori del Gubbio e arriva dalle parti di D'Andrea. Immaginiamo la rabbia di Torrente. Tale era la rabbia di Guidi nel primo tempo, tale è la rabbia di Torrente per prendere un gol di questo genere, con la palla che arriva inspiegabilmente, se siamo dalla parte di Torrente, dalle parti di D'Andrea, che poi va a segnare. E ancora insomma, la Lega insiste con questi rallenti sulle esultanze. Poi la chance per il Gubbio che va vicino con Sarau al gol del 3-2. Qui poi Migliorini, da poco entrato, sbaglia tutto, regala palla ad Arrigoni. Arrigoni avanza, palla che arriva ad Andrea, conclusione centrale, respinge Ghidotti, poi la raccoglie ancora Arrigoni, tiro, e qui le proteste del Teramo per una respinta a braccio aperto di Migliorini. C'è stato anche un post dell'amministratore delegato Chierca, rigore netto, e qui rivediamo, sembra effettivamente rigore, sembra che la palla vada direttamente sul braccio e non tocchi prima il costato. Poteva essere il rigore del 2-3, la gara poi finisce con 3 minuti di recupero, 2-2, risultato che anche a detta del tecnico Guidi è giusto. Primo tempo di chiara marca Eugubina, secondo tempo di marca Teramana, 2-2, ma con questa recriminazione nel finale per la mancata assegnazione del rigore per il fallo di mano di Migliorini. Saluto Roberta Di Sante, ciao Roberta. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Roberta, parliamo di Serie D, rivediamo i risultati e la classifica di questa giornata, poi andremo subito a vedere il servizio della vittoria del Chieti a Fano. Castelnuovo-Castelfidardo 2-1, Fano-Chieti 0-1, Fiuggi-Montegiorgio 0-3, Nereto-Tolentino 2-2, Porto d'Ascoli-San Benedettese 2-3, Recanatese Aurora Alto Casertano 6-0, Trastevere Pineto 0-2, Vastese Matese 1-3, Vasto Girardi Notaresco 2-0. Classifica, la Recanatese riallunga in vetta, 44 punti più 5 sul Trastevere 39, poi il Pineto a quota 35,
che aggancia il Fiuggi, che appunto anch'esso a quota 35, zona playoff chiusa da Porto d'Ascoli e Chieti, che sono a quota 33, anche se gli scontri diretti parlano a favore del Chieti. Vastese Tolentino, Vasto Girardi e Notaresco 32 punti, Matese e San Benedettese 29, Monte Giorgio 28, Fano e Castelnuovo, ma anche Castelfidardo 23, Nereto 12, Aurora Alto Casertano 3 punti. Andiamo a vedere il servizio e le interviste di Fano Chieti, 0-1. Quinta vittoria di fila per il Chieti, che esce vincente allo stadio Mancini per 1-0 in casa del Fano, che invece non riesce a bissare il successo di domenica scorsa a Castelfidardo. Nei primi 5 minuti i padroni di casa prendono il pallino del gioco, facendosi vedere in un paio di occasioni nell'area degli abruzzesi. Al secondo minuto, con un colpo di testa di Ricci, senza particolari velleità, ben più pericoloso invece il tiro di Tortori al quarto, che Forti riesce a respingere. Da lì in poi il Chieti è venuto fuori, al decimo tiro di Bassini da fuori senza pretese. Al dodicesimo la conclusione di Mariani da fuori area è insidiosa. Stafestas manda in angolo. Al 31esimo il gol del Chieti. Arriva un cross per Fabrizi che di testa non sbaglia, 1-0. Passano due minuti e gli ospiti si rendono ancora pericolosi, con un'incursione che Granata riescono a risolvere mandando in corner. L'Alma si fa vedere dalle parti di Forti nei tempi di recupero del primo tempo, con una punizione di Zanni che finisce a lato. Nella ripresa il Chieti non indietreggia. All'11esimo un tiro ravvicinato di Orlando intercettato da Stafestas. 5 minuti più tardi ancora gli abruzzesi in avanti con un cross insidioso di Mariani respinto dalla difesa. Inizia la girandola dei cambi. In casa Chieti entra Eluasni per Bassini. Tra Granata, fuori Zanni e Manè, dentro Variale e Zanolla. Si fa vedere il Fano dalle parti di Forti al 21esimo della ripresa, con Casolla pericoloso a pochi passi dalla porta, niente da fare. Ancora un cambio per il Chieti, entra Verna, esce Fabrizi, e due per il Fano, in campo Trillò e Serges al posto di Tortori e Del Rosso. Il Chieti infine sostituisce Ventola con Koulibaly, ultima occasione per l'Alma, tiro di Zanolla di poco a lato. Cartellino rosso per Licaxiu nei minuti di recupero per fallo su Puglielli, anche lui subentrato in corsa. Finisce così 1-0. Il Chieti festeggia sotto la curva il quinto successo consecutivo. Amarezza in casa Fano, la lotta per la salvezza continua. Il Chieti ha meritato, però io credo che la squadra sia partita alla grande. Abbiamo fatto 30 minuti dove abbiamo messo noi in difficoltà il Chieti. E il gol subito ha cambiato un po' l'inerzia della gara. Man mano che proseguiva il corso della partita, per noi diventava sempre più dura e il Chieti in contropiede ci poteva far male, però è la partita che si era messa da un punto di vista mentale nella maniera più sbagliata per noi, man mano che continuavano i minuti a passare, nella maniera migliore per gli avversari, senza nulla togliere al loro momento, insomma. Non ha campo alibi, l'arbitro sta in campo, per me ha fatto un po' di errori, però anche lui può fare gli errori e non cerco alibi, non li voglio, non li ho mai voluti e quindi lavoro su quello che io posso migliorare. Probabilmente non è stata la miglior prestazione dell'arbitro, ma guardo avanti, guardo la mia squadra, guardo la reazione, guardo una squadra che è rimasta in partita fino all'ultimo, guardo una squadra che ha dato tutto fino alla fine e di questo anche nella sconfitta io sono orgoglioso. Loro sono partiti aggressivi, hanno cercato di venirci a prendere alti, cercare di fare anche la loro partita. Noi siamo stati bravi a tenere botta, abbiamo reagito palla su palla e poi ci siamo aggiustati, come detto tu, secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo fatto per larghe tratte la partita, peccato non fare il 2-0 perché penso che meritavamo di fare il 2-0 e poi ci sta che venire qua contro una squadra forte, perché fa una squadra forte e ci sta a soffrire poi fino alla fine. Quinta vittoria consecutiva, irruzione in zona playoff, andate col vento in poppa. Sì, però sappiamo da dove veniamo, quello che abbiamo passato e quindi da domani pensiamo al Vasto Girardi e a cercare di vincere la prossima partita. Beh, complimenti al Chieti, quinta vittoria consecutiva, una classifica che possiamo rivedere, che vede la squadra di Lucarelli essere ora la seconda migliore espressione abruzzese dietro il Pineto, a due punti dal Pineto, un Chieti che entra in zona playoff, perché se il campionato finisse ora
Chieti ha lo scontro diretto con il Porto d'Ascoli dalla sua parte, avendo vinto entrambe le partite, l'ultima proprio domenica scorsa. Roberta, insomma, la stagione del Chieti è letteralmente svoltata e anche oggi una dimostrazione di maturità sul campo di una squadra più forte di quello che dica la classifica, perché l'organico del Fano è un organico di tutto rispetto. Indubbiamente sì, lo dicevamo qualche settimana fa, che se il Chieti fosse riuscito a dare continuità ai risultati che stava facendo, poteva tranquillamente entrare in zona playoff, e così è stato. Oggi, quello di oggi era appunto il quinto successo consecutivo, la formazione di Lucarelli è riuscita a dare continuità ai risultati, sta meritando tra l'altro la posizione di classifica che in questo momento ha conquistato, con un Fabrizi che continua a segnare, lo abbiamo detto tante volte, dopo aver puntellato la squadra e aver inserito gli innesti giusti là dove servivano, il Chieti ha letteralmente cambiato marcia, e poi l'entusiasmo, il fatto di riuscire a inanellare diversi successi anche da un punto di vista mentale, ha fatto sì che potesse arrivare in zona playoff meritatamente, e ci sta benissimo, ecco, il Chieti in questo momento lì dove sta, con ampio merito. È una squadra che ormai ha trovato in Fabrizi il suo risolutore di partita, no? Perché dopo che hai parlato, Andrea, esatto, è esploso Fabrizi, quindi assolutamente sì, sta segnando con continuità anche lui, quando non segna fa segnare, per cui assolutamente un'annata positiva per lui. Però c'è anche da considerare una certa solidità difensiva che il Chieti ha sempre avuto, ma che sta ulteriormente mettendo in evidenza anche nelle ultime partite, anche in questa striscia di 5 vittorie, 2 reti sole subite, che però insomma non hanno impedito la vittoria, e questa insomma è anche la dimostrazione del fatto che questa è una squadra nel vero senso della parola. Sì, assolutamente, anche in questo caso anche gli innesti in corsa hanno rafforzato ancora di più la rosa, anche nel pacchetto arretrato. Non ci dimentichiamo che è arrivato anche Orlando, ex Pineto, a rinforzare il pacchetto difensivo. Dunque, una volta, ecco, puntellata, come dicevamo, la squadra ha cambiato marcia, e anche da un punto di vista difensivo è migliorata nell'ultimo periodo. E poi, ecco, diciamo che quando poi la cosa va, ogni giocatore ne risente e dà il massimo per cercare di raggiungere l'obiettivo, quindi anche da un punto di vista psicologico secondo me è stato importante riuscire a inanellare questa serie di vittorie positive. Adesso viaggia sulle ali dell'entusiasmo questa squadra, anche sospinta dai tifosi. Cambiano gli obiettivi secondo te, Roberta? Cioè, ora il Chieti è giusto che punti ai playoff, o deve sempre guardarsi alle spalle, perché poi qui tra la zona playoff e la zona playout non è che ci sia tantissima distanza, anche se poi ci sono tante squadre in quella zona di mezzo. Ma diceva bene nell'intervista, ovviamente è sempre meglio cercare di, ovviamente i tecnici devono dire questo, nel senso che ovviamente rispondono dicendo guardiamo partita per partita. Secondo me è giusto che il Chieti provi rimanere in zona playoff, visto che comunque l'obiettivo lo ha centrato. Se il campionato finisse oggi, il Chieti sarebbe all'interno della griglia playoff, quindi comunque ci deve provare, pensando, come diceva il tecnico, partita dopo partita, ricordandosi da quello che hanno passato e da dove venivano, però con l'obiettivo di assolutamente di provare a centrarli. Ormai ci sono, perché non provare di fila per il Chieti, ma 3 di fila per il Pineto di Amaulo. Questa esatto. Sembra davvero una svolta, e andiamo a vedere gli highlights della partita vinta sul campo del Trastevere, che in casa era imbattuto. Poi è arrivato il Pineto targato Amaulo, che ha praticamente incartato la squadra capitolina. Vediamo.
Ascoltatori dal Trastevere Stadium in Roma, vi arriva il saluto di Carlo Bellotti, pronto a raccontarvi la 21esima giornata di Serie D, Girone F, di fronte Trastevere e Pineto. Che va a rinviare, ancora per una rimessa, attenzione al movimento di Barlafante a duello con l'avversario, ingresso in area, Barlafante sinistro, Semprini con la mano a dire no. Pinedo che adesso prova a velocizzare il gioco con della quercia, il tocco a restituire al numero 20, poi Barlafante la lascia lì, eccolo il suggerimento, ancora verso il numero 21, Semprini! Porta palla il capitano, poi il tocco verso Proia che col destro lancia in area di rigore, splendido per Fioretti! La riga laterale sinistra, il movimento di Fioretti, splendido il pallone di Proia a servire il numero 9 in area di rigore, Giordano Fioretti deve duellare, poi mette il pallone sul secondo palo, intervento della difesa che mette in calcio d'angolo. Primo palo, chiusura di Tarantino, il pallone ancora vivo, attenzione a controcross, esce bene la difesa per un attimo, poi il tentativo col tiro, il pallone ancora vivo, serie di colpi di testa, poi Barlafante mette giù, ancora il numero 21, si sposta, calcia, alto! Chiusura con la testa di Paoli, poi Massimo va giù, ma si continua a giocare, anzi dato anche il vantaggio alla squadra abruzzese, attenzione Barlafante, ancora lui, Barlafante in area di rigore, porta avanti gli ospiti! Federico Barlafante, 1-0 Pineto. Tende solo il sinistro di Proia che arriva adesso sul primo palo, Crescenzo! Con una punizione simile, Crescenzo, pallone messo fuori, Massimo, stop e calcia! Deve intervenire Mercorelli con un miracolo! E si gira Macri, ne ha tre addosso, allora allarga tutto, come sempre è salito Cervoni a dare una mano, vuole andare al cross, va a puntare l'avversario, uno contro uno, ancora su Pezzotti, Cervoni la sposta, mette il pallone che passa! Del Trastevere, Macri fermato con un fallo, ma si continua perché c'è Fioretti, limite dell'area di rigore, Fioretti, sinistro, si abbassa Mercorelli e blocca e poi va col destro a cercare Fioretti, ancora una volta Paoli in anticipo, ma c'è questa volta Macri che arriva sul punto di sul pallone, poi Proia, Tere con Proia che mette il pallone, il colpo di testa di Tarantino che illude lo stadio del Trastevere, Ando Crescenzo. Si va a destra, Macri e Cervoni da quella parte, Macri rientra sul mancino, ha pensato al tiro, poi invece un cross, tocco di testa e il pallone e non è gol, incredibile, ha salvato Mercorelli, si lamentano tutti, si lamenta Fioretti. Sempre tanto tempo per la battuta, Paoli adesso la spizzata in area di rigore, il tacco, Mininkleri, il raddoppio del Pineto, su calcio piazzato si è inserito il numero 10 e col sinistro batte Semprini 2-0. La battuta di Proia che alza sul secondo palo, Tarantino la tocca e mette direttamente fuori, fischio del signor Dusel, fa festa la squadra di Daniele Amaulo che vince da Corsara qui al Trastevere Stadium, prima sconfitta in casa per mister Mazza e il suo Trastevere, le reti di Barlafante e Mininkleri, una per tempo, portano 3 punti al Pineto che sale quindi a quota 35 punti in graduatoria. Beh, una prestazione anche autorevole del Pineto, soprattutto nel primo tempo, poi c'è stato da soffrire, ma l'abbiamo detto, Trastevere fino ad oggi aveva un ruolino di 9 vittorie e un pareggio in casa, era logico soffrire, c'è una parata sensazionale di Mercorelli, quel tiro cross velenoso ci arriva con la punta delle dita, la devia sul palo e salva il Pineto che poi poco dopo la chiude con la zampata di Mininkleri. Però insomma, era una squadra in crisi, Roberta, e una settimana fa abbiamo commentato diciamo senza entusiasmi quella vittoria stentata contro l'Alto Casertano che oggi ha preso 6 gol dalla Recanatese e poi però è stata una settimana in crescendo, vittoria nel derby di Castelnuovo e oggi una signora partita con tanto di vittoria col Trastevere. Sì, quella di oggi è stata sicuramente la cosiddetta prova di maturità, il Pineto forse non aveva convinto tantissimo nel, come dicevi tu, con l'Aurora Alto Casertano contro la quale aveva forse avuto un po' di difficoltà, più difficoltà di quello che potevamo prevedere, un po' meglio con il Castelnuovo ed oggi l'exploit su un campo dove praticamente
assolutamente nessuna squadra era uscita finora vincitrice, quindi sicuramente le scelte di Amaulo sono state premiate e sicuramente è tornato con il ritorno alla vittoria anche da un punto di vista mentale. Forse c'è stato quello sblocco di cui parlavamo che ha ridato, ha riportato fiducia all'ambiente, che una fiducia che mancava da tanto tempo, perché la vittoria mancava da tanto tempo, addirittura dal 7 di novembre, prima di questa di questo tris, tre partite, 9 punti, per cui sicuramente il pilota di Amaulo negli anni trascorsi era diciamo così noto ai nostri occhi per fare contro delle big e in casa ad altri delle partite importanti. Era una squadra più casalinga e soprattutto contro le squadre forti, con la sagacia, no, di Amaulo, riusciva, come ho detto prima, a incartare l'avversario e anche a punirlo. E sembra di rivedere quel tipo di Pineto, quella squadra lì. Poi magari nella prossima partita in casa contro una squadra un po' più alla portata, Pineto farà fatica, però è difficile. Ah, domenica c'è la Recanatese. Pineto di Amaulo che sbagli questo tipo di gare. Sì, è vero, effettivamente tornando indietro alla memoria ci riporta al fatto che spesso e volentieri, ricordo per esempio la partita contro il Cesena, per citarne una, la prima che mi viene in mente, diciamo più famosa, dove il Pineto fece molto molto bene, ma non solo. Di solito il Pineto ci aveva sempre ben abituato, con il Pineto di Amaulo, nelle partite con le grandi squadre, per cui diciamo che la tradizione oggi si è mantenuta. Poi vedremo domenica prossima, quando a Pineto arriverà la Recanatese. Oggi sicuramente è stata un'ottima prestazione, dagli highlights si vede, ci tanti, forse probabilmente una delle partite con più occasioni, e poi dobbiamo anche elogiare un giocatore che spesso non viene nominato, ma che comunque è cresciuto tantissimo, e parlo di Mercorelli, che oggi ha fatto almeno tre interventi, di cui uno assolutamente risolutivo. È un giocatore che è cresciuto moltissimo nell'ultimo anno e che comunque stava facendo bene anche nel periodo di difficoltà. Non so se Maurizio, poco prima del 2-0, nella parte finale del file, riesce a recuperare quella super parata sul tiro cross, con la deviazione sul palo da parte di Mercorelli. Io aggiungo anche il nome di Barlafante, che ha avuto delle opportunità, poi ha segnato, ma è stato molto pericoloso e in questo caso è finito sulle cronache, non perché ci sia stato un calcio di rigore contestato o concesso su di lui, ma perché saltava gli avversari e calciava in porta, e con le sue grandi qualità tecniche poi uno che sa fare molto molto male. Quindi direi che nella grande prova corale del Pineto, questi due nomi, come hai detto tu con Mercorelli, io aggiungo Barlafante. Stiamo davvero assolutamente che tra l'altro è azzeccata, a mio avviso, la scelta di insomma nell'utilizzare questo nuovo modulo, il 3-5-2 di Amaulo, quello perlomeno che sta utilizzando in queste ultime due partite. Azzeccata secondo me la scelta di mettere un giocatore magari più di peso, come può essere Romano o Minella, a Barlafante, che invece è un giocatore più di movimento, che quindi ti riesce a creare. Poi c'è anche Mininkleri, che spesso e volentieri si stacca spaziando un po' su tutto il fronte d'attacco, riesce in questa maniera a creare più movimento, ad avere più palloni spendibili lì davanti, cosa che si era vista meno nelle partite precedenti. Assolutamente, complimenti al Pineto, che diventa la prima squadra abruzzese del girone. Peccato ci sia un po' di distanza dalla Recanatese, però è una striscia importante che arriverà domenica a Pineto. Esatto, è una striscia importante quella che sta facendo la squadra di Amaulo, che speriamo possa proseguire. Andiamo avanti e andiamo intanto in Serie A. C'è il gol dell'Udinese, si sta giocando Udinese-Lazio 1-0, gol di Deulofeu. Il finale a San Siro era stato di Inter 0 Sassuolo 2. Andiamo a Nereto, la partita che tu oggi hai raccontato anche con il servizio che stiamo per ascoltare, poi commenteremo con te. Servizio e interviste. Beffa per il Nereto, che contro il Tolentino deve accogliere
accontentarsi di un solo punto termina 2-2 tra le proteste, con i vibratiani che per due volte avanti si fanno rimontare in extremis con una rete rocambolesca e contestata. Il Nereto approccia bene la contesa e alla primavera occasione utile si porta in vantaggio con una rete in contropiede al 19esimo, pallone che viene lanciato dalle retrovie direttamente da Salvatori che trova Cipriani scavalcando la difesa, lo scarico su Boito che scarta il diretto marcatore e fa partire un bel diagonale ad incrociare che si insacca all'angolino e porta in vantaggio i vibratiani. La reazione del Tolentino passa attraverso le conclusioni dalla distanza, prima al 25esimo ci prova Padovani che sorprende la difesa ma calcia piuttosto centralmente favorendo la parata in due tempi di Palermo, poi alla mezz'ora con Tortelli la cui bordata sorvola di poco il legno trasversale. Il pressing dei marchigiani si concretizza al 35esimo con un'azione in ripartenza simile a quella che aveva portato al vantaggio neretese. Zammarchi scambia con Padovani, la conclusione a incrociare del centravanti che si insacca a fil di palo per l'1-1. Chiude in avanti il Nereto la prima frazione con la punizione di Cipriani che al 42esimo calcia per la testa di Ferrini ma la sfera termina alta. Si va così negli spogliatoi sul parziale di 1-1. La ripresa si apre con il Tolentino in avanti al 7esimo, al termine di un'azione insistita della squadra ospite la sfera giunge a Zammarchi, il tentativo di semirovesciata del numero 10 che termina fuori bersaglio. Il Nereto si difende con ordine, sfrutta le ripartenze, l'intraprendenza degli abruzzesi viene premiata al 14esimo quando Montano ruba palla al limite dell'area e dalla sinistra fa partire un pallonetto a scavalcare Bucosse in uscita, smanaccia il portiere marchigiano ma non riesce ad evitare la rete con la sfera che termina in fondo al sacco per il raddoppio vibratiano e Montano che corre ad abbracciare Del Grosso in panchina. Al 23esimo ancora un contropiede del Nereto vicino al terzo gol, a dettare l'azione sempre Cipriani, autore di una buona prova, che lancia Boito ma pressato il numero 10 non riesce a indirizzare la sfera come vorrebbe. Botta e risposta perché al 36esimo il Tolentino va vicinissimo al pareggio, la formazione marchigiana si distende sulla destra e poi centra in pieno la traversa con la girata da ottima posizione di Tortelli. Insistono gli ospiti nel tentativo di recuperare al 39esimo, Padovani in area serve Fofanà che lasciato tutto solo all'altezza del secondo palo spedisce fuori. Quando ormai il Nereto pregustava il sapore della vittoria arriva la beffa al 45esimo, azione insistita del Tolentino che va alla conclusione con Padovani che si scontra con Palermo, non c'è fallo dice l'arbitro, col portiere a terra la sfera arriva a Zammarchi che la rimette in mezzo e il tocco determinante di Salvatori che nel tentativo di spazzare infila nella propria porta la palla che vale il definitivo 2-2 tra le vibranti proteste neretesi che avrebbero voluto il fallo. Una vera e propria doccia gelata per il Nereto che sommata alla vittoria del Castelnuovo ha il sapore della condanna e a fine gara tutta l'amarezza nelle parole di Del Grosso. Purtroppo il risultato è bugiardissimo per un episodio, tra l'altro, anzi due episodi, il primo magari può essere anche discutibile, ma il secondo penso che sia stata una vergogna non dare quel calcio di punizione, quella carica sul portiere, perché veramente invito chiunque a guardare le immagini, quindi io non so cosa dire, di fronte a questi atti di protagonismo non so cosa dire. Noi tutta la settimana stiamo qui a lavorare con mille difficoltà e poi subire questi torti non va bene, è una mancanza di rispetto, è vero che siamo l'ultima ruota del carro per quanto riguarda la classifica, ma meritiamo rispetto come tutte le altre squadre. Questo rispetto non c'è, non è, questa è una mancanza di rispetto e la cosa a me mi fa anche arrabbiare, sono uno che gli arbitraggi non li ha mai discussi, anche da giocatore, anche se potevo essere uno che andava anche allo scontro con l'arbitro, ma ho sempre rispettato questo ruolo, però così non va bene. Ma secondo me io facevo il portiere, non era fallo, comunque a prescindere da questo secondo me è stato un pareggio giusto, con due squadre che hanno dato tutto, noi abbiamo subito due gol su due infortuni, sia il primo che il secondo, e poi non è facile mai andare sotto e riuscire a creare occasioni, devo fare un elogio ai ragazzi che ci hanno creduto col cuore fino all'ultimo,
e alla fine portiamo a casa un risultato positivo. Dispiace perché potevamo, come compito delle occasioni, come approccio, abbiamo fatto bene, però non è facile giocare su questo campo contro una squadra organizzata che ha dato tutto, sapevamo che era così, però va bene, siamo riusciti all'ultimo minuto a fare questo miracolo, va bene perché alla fine c'è anche una giustizia. Non so se essere più sorpreso dall'errore dell'arbitro o dalle parole di Mosconi, che dice che faceva il portiere, se lui da portiere fosse sentito tutelato da quell'intervento, anzi dal mancato fischio del direttore di gara. Non so cosa avrebbe potuto combinare da portiere se lui fosse stato quello del Nereto, fosse stato in Palermo. Io effettivamente sono rimasta Emanuel Ferdinando Toro di Catania, assolutamente bocciato, perché è incredibile non fischiare questo fallo. Ripeto, non so se sorprendere più dalla mancata concessione del fallo o dalle parole di un ex portiere come Mosconi, non so cosa sia peggio tra le due cose, probabilmente questo mancato fallo, perché è incredibile. Come si fa a dire che questo non è fallo? Roberta. Sì, effettivamente io quando Mosconi mi ha risposto in quella maniera alla domanda sono rimasta un po' basita effettivamente, perché comunque avevamo visto già dalla presa diretta che c'era chiaramente un fallo evidente, questa è assolutamente carica sul portiere. Ti dico di più, se Padovani avesse preso posizione, siamo fuori l'area piccola, se avesse preso posizione e avesse controllato il pallone e il portiere gli andava addosso, magari c'erano gli estremi del calcio di rigore, ma in questo caso lui non prende posizione, va in volo e abbatte il portiere che sta per intervenire sulla sfera. Insomma, assolutamente. Non fischiare un calcio di rigore, non fischiare qui una punizione per il Nereto mi sembra assurdo. Sì, infatti c'era veramente tanta amarezza a fine partita, perché comunque effettivamente la prestazione oggi il Nereto l'aveva fatta, era riuscito anche ad andare in gol, perché domenica scorsa avevamo detto proprio questo, no? Che erano due domeniche che il Nereto riusciva a non prendere gol, quindi attraverso una buona fase difensiva, ma che avrebbe dovuto anche farne. Oggi li aveva fatti, aveva partito molto molto bene, sicuramente meglio del Tolentino, che poi invece è uscito dopo, che ha avuto anche il Tolentino ha avuto le sue occasioni, però il Nereto era riuscito a portarsi due volte in vantaggio, ormai la partita praticamente era chiusa e poi è arrivato questo infortunio, per cui veramente c'è stata tanta amarezza, perché tre punti erano vitali, poi con la vittoria di coloro che precedono, insomma, ha doppiamente il sapore della beffa questo. Sì, anche perché ora il Nereto con 12 punti è a 11 punti dalla zona play-out, quindi si è addirittura, nonostante la buona prova e i due gol segnati, si è dilatato il distacco. Tra l'altro non so se hai visto proprio l'immagine del secondo gol, quello di Montano, sembrava quasi una liberazione con Montano, che lì c'è un chiaro errore della difesa del Tolentino, certo. Però Montano dopo il gol è andato ad abbracciare Del Grosso e poi tutta la squadra ha travolto l'allenatore come se fosse una specie di liberazione quel gol. È vero. Poi dopo... Tra l'altro, sì, errore chiaro della difesa del Tolentino, però poi bisogna anche... È stato bravo, sì, anche Montano. Bene. Lì il portiere non è riuscito a... Bucosse non è riuscito a contenere la conclusione, che nonostante la sua deviazione si è poi insaccata. Diciamo che il Nereto a questo punto ha poche pressioni, quasi nessuna, la situazione è semi irrimediabile, quindi questo potrebbe paradossalmente aiutare la squadra a esprimersi con maggiore serenità, magari a fare qualche punto in più, anche se a partire dalla prossima c'è la trasferta con la San Benedettese, sarà molto dura.
Sicuramente, anche perché insomma le squadre, vabbè, si sa che dal girone di ritorno parte un altro campionato, poi queste squadre si sono rafforzate moltissimo, quindi hanno bisogno di punti anche loro, per cui sicuramente sarà una partita molto molto complicata. Grazie Roberta. Grazie a te Andrea, buonasera a tutti, un saluto. Grazie, grazie a Roberta Di Sante. Andiamo con l'ultima pausa di questa serata, poi ultimi tre servizi. C'è da parlare della rinascita del Castelnuovo e degli stop della Vastese e di un notaresco sempre più in crisi. Rientriamo e saluto in piattaforma, reduce da Vasto ma anche da un intenso lavoro in redazione, per questo lo ringrazio, Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao a tutti, buonasera a voi, ciao. Oggi hai visto con i tuoi occhi la caduta della Vastese dopo molto tempo. Ieri la conferenza del presidente Bolami, che ha annunciato di voler lasciare la Vastese a fine stagione. Oggi questa sconfitta, insomma, diciamo che è stato un weekend non propriamente positivo per la squadra aragonese. Vediamo il servizio che tu hai firmato e anche le interviste. Vastese Matese 1-3. Minuto di silenzio prima della gara per omaggiare la recente scomparsa di Piero Ricamato, storico collaboratore della società biancorossa. Il ricordo arriva anche dai tifosi assiepati all'esterno dell'impianto di gioco ancora chiuso al pubblico e tema di parole forti da parte del presidente Bolami all'immediata vigilia. Nell'undici iniziale aragonese c'è spazio in prima linea per il rientrante dalla squalifica Alessandro, panchina per il recuperato Ficara. Urbano si affida a Galesi in avanti, mentre in cabina di regia spazio a Ricciardi. Agli ordini di Lippi Pizzere di Verona, la partita stenta a decollare. Per vedere la prima azione di nota bisogna attendere addirittura il 22esimo. Dagli sviluppi di calcio d'angolo, la sponda sul secondo palo trova il buon appostato Ceccacci, che in sforbiciata trova però l'intervento risolutivo di un difensore. Si gioca al piccolo trotto, ma i biancorossi, quando cambiano marcia, mettono in seria difficoltà il Matese, e così avviene in occasione del gol al minuto 34. Sansone dalla tre quarti pesca il taglio profondo di Alessandro, che prima domestica e poi di punta mette alle spalle di un incerto del giudice. 12esimo centro di stagione e dedica per l'amico Piero. Scosso dal gol subito, il Matese prova una timida reazione sul tramonto della prima frazione di gioco. Dagli sviluppi di calcio d'angolo, il colpo di testa di Congiu sfiora solo il palo alla destra di Rienzo. Nella ripresa, Corrado Urbano prova a dare la carica ai suoi, pescando dalla panchina e mandando in campo Napoletano per Masi e Tribelli per Fabiano, ma le offensive della squadra campana restano sterili. La Vastese cerca di approfittare degli spazi lasciati liberi dagli avversari e sfiora il gol del KO alla mezz'ora. Calcio di punizione con i giri giusti di Agnello sul secondo palo, sbuca Allegra che mette di poco fuori, ma la regola non scritta del calcio si abbatte sull'Aragona. Grave infortunio di Rienzo, che legge male la traiettoria del pallone, cosa che invece non sbaglia Galesio, che stacca bene e a porta sguarnita mette in fondo alla rete. La beffa però per la Vastese dietro l'angolo. Calcio di punizione di Napoletano, l'arbitro ravvisa un fallo di mano della barriera e non ha dubbi nell'indicare il dischetto. La trasformazione è affidata a Galesio, che spiazza Rienzo, ribatte il parziale. La Vastese ha un sussulto al 48esimo con Stivaletta, bravo a calciare a botta sicura verso la porta, ma del giudice si esalta e dice di no al centrocampista. Un intervento fondamentale, visto che a tempo quasi scaduto arriva anche il 3-1 campano, con Napoletano che in campo aperto approfitta della seconda incertezza del portiere con un tocco morbido, sigilla il risultato finale. Si ferma così a 9 la striscia di risultati utili consecutivi della squadra di D'Addario, che adesso dovrà immediatamente resettare questa sconfitta. 3 punti fondamentali invece per il Matese, che servono ad allontanare la zona play-out. Ma pesa il fatto che purtroppo abbiamo commesso qualche errore, pesa questo. Se no io non ho visto inoperosità del portiere, fino al gol non ha preso una palla. Insomma, e quindi devo dire che la squadra comunque aveva speso anche tanto al primo tempo, siamo riusciti a mantenere poco la palla in alto e quindi è ovvio che dopo, se la tieni poco in avanti, sei costretto ad indietreggiare, però devi andare oggi a giustificare 3 gol presi, difficile da commentare. Insomma, il Matese è la squadra ostica, ci abbiamo sempre perso, e vai a commentare delle partite che è comunque una squadra molto, molto agonistica e che poi alla fine ha fatto 3 reti. Chiudo, non si facevano voli pindarici prima, non si può fare nemmeno una catastrofe adesso, ecco, bisogna ripartire per mantenere quello che sono gli obiettivi alla portata della Vastese. Noi siamo qui per lavorare,
non è che potevamo vincere tutte le partite o pareggiare tutte le partite fino a fine campionato. Peccato che è arrivata questa partita con una sconfitta che penso io in un'altra situazione anche immeritata. Abbiamo avuto anche l'occasione per andare a pareggiare e quindi la squadra è viva e quindi crea. Prima di quello abbiamo avuto un salvataggio sulla linea, poi abbiamo avuto un'altra occasione del quasi gol, ne abbiamo fatto uno, quindi ci stanno i presupposti per credere, poi dobbiamo centellinare tante cose. Stefano, insomma, gli episodi hanno decisamente punito la Vastese, purtroppo insomma c'è stato quell'errore di Rienzo in occasione dell'1-1, poi il calcio di rigore, l'altro errore era praticamente a partita finita. Sì, un po' gli episodi, ma anche un po' la difficoltà che ha avuto la Vastese ad approcciare la ripresa e che paga il fatto, come poi confermato dallo stesso D'Addario, che la formazione si è chiusa sulla propria metà campo, dando forza al Matese, che pian piano, anche se non creando troppi pericoli, ha preso coraggio, è venuto avanti e poi capita che tu non riesci a mettere il pallone dentro del 2-0 con Allegra nell'unica occasione che ti è capitata nella ripresa, e poi dall'altra parte arriva questo infortunio del portiere, che è vero che finora non aveva toppato un pallone, però quando era fondamentale prenderlo, purtroppo ha lasciato così la mano in bocca ai suoi compagni. Che dire, mi è sembrato un D'Addario più tranquillo in questa occasione che nelle occasioni quando vinceva la Vastese, no? Perché è stato molto lucido dicendo: sì, è vero, abbiamo perso, non le potevamo vincere tutte e adesso bisogna ripartire, anche capendo che cosa non è andato in questa partita. Però sicuramente, secondo me, la Vastese c'è, questo potrebbe essere solo un incidente di percorso, un episodio, perché la Vastese, sì, il secondo tempo sbagliato, però il primo tempo l'aveva approcciata bene, aveva chiuso bene il Matese nella propria metà campo. Ecco, purtroppo quando non chiudi le partite poi queste cose possono accadere. Anche l'altra volta, insomma, la Vastese era in vantaggio nel finale, poi si è fatta raggiungere. Sono punti che, certo, non è facile poi vincere sempre, però la classifica poteva essere ancora più lusinghiera con un po' più di attenzione. Non so se hai incrociato oggi il presidente Bolami, se sì, come l'hai trovato, se la conferenza di ieri, quello che ha detto, magari un po' si è fatto sentire tutto il contenuto della conferenza sull'umore della squadra in campo. Guarda, ti dico, il presidente non l'ho incrociato prima della partita, ho incrociato alcuni dirigenti e l'umore non era dei migliori, ti dico la verità, perché le parole del presidente hanno tuonato nell'ambiente. Qualcuno diceva che comunque è difficile andare avanti, proseguire, quindi anche in linea di quello che ha detto il presidente, che poi non ho incontrato nemmeno alla fine della partita, perché ovviamente gli umori non erano dei migliori. Si parla di poter andare a giocare a Francavilla, non è detto che ci si vada, poi si potrebbe proseguire a Vasto, poi dipende dai lavori. Però ti posso riportare una frase di D'Addario, che quando gli è stato chiesto, ecco, il presidente nell'immediato prepartita, comunque nella giornata prima, ha parlato di queste cose qui rispetto al campo, e lui ha detto, ha eclissato dicendo: non so di che cosa parlate, non ho sentito l'intervista del presidente, a me mi interessa solo giocare, non va bene dove, non lo sappiamo, ma va bene, l'importante è giocare. Va bene, e oggi ha giocato ed è tornato alla vittoria il Castelnuovo Vomano, il servizio Gnagna Cantagalli, servizio e interviste. Vediamo. Prima vittoria nel nuovo anno, primo successo al comunale e vittoria di vitale importanza nello scontro diretto della zona playout contro il Castelfidardo. Il Castelnuovo fa 2-1 e sorride finalmente dopo tre sconfitte consecutive accumulate da inizio anno, ricominciando a muovere la classifica. Di Fabio non recupera Lorenzo Emili e deve rinunciare anche a Camilleri, Ludovici e Serafino, con Bubalo terminale offensivo, assistito da De Giglio, Ragni e Sparvoli. 4-2-3-1 anche per il Castelfidardo, con Camara centravanti della formazione dell'ex giocatore del Teramo,
Benedetto Mangiapane. Sarà un primo tempo da solo Castelfidardo e ben poco Castelnuovo, e non solo per il gol ospite, su cui si chiude la prima frazione. Gara che fa fatica in generale ad accendersi e che ha la prima emozione proprio con la rete dei marchigiani, quando un cross dalla destra al 18° trova una corta respinta della difesa neroverde per Bracciatelli, che arma il destro ed infila alle spalle di Alonso il vantaggio. Il Castelfidardo si fa ancora pericoloso con alcune occasioni potenziali. La prima arriva al 24°, quando dopo un rimpallo la palla arriva a Braconi e San Severino provvidenziale a chiudere. Al 32° ancora Braconi, servito da Cardinali, prova in acrobazia ad inquadrare la porta, non trovandola. Al 38° Casimirri perde palla e lo sviluppo dell'azione porta Camarà al tiro, con Alonso bravo a chiudere lo specchio. Per un Castelnuovo che fa estrema fatica a proporsi in avanti, il primo episodio a favore arriva al 39°. Quando fa ieri media il secondo giallo per un calcione rifilato a San Severino. Il direttore di gara lo invita a lasciare il campo, con i neroverdi a giocare con l'uomo in più per cercare di ribaltare la partita. Mangiapane lascia il solo Camarà terminale offensivo per posizionare due linee da quattro alle sue spalle e cercare di nascondere da lì in avanti l'uomo in meno. La prima azione degna di nota del Castelnuovo si vede al quarto della ripresa, quando Prestiani viene liberato per il tiro ma fa partire un destro che è praticamente un invito alla semplice parata di De Malia. I neroverdi però premono e trovano il pareggio al 13°, quando Sparvoli concretizza un'azione insistita dei suoi e fa festeggiare la tribuna del Comunale. È tutto un altro Castelnuovo per effetto del pareggio e dell'uomo in più. Così al 25° D'Egidio si fa praticamente quasi tutto il campo portando il pallone, seminando un avversario ed il portiere ospite, per depositare alle sue spalle il gol del 2-1. C'è poco da vedere nel proseguo. Il gioco sarà spesso interrotto tra cambi e falli e nello scarso, forse in finale, che tenta il Castelfidardo, il risultato non cambierà. Punti importanti dunque per il Castelnuovo nella sfida diretta per la salvezza, e con all'orizzonte l'impegno contro l'Aurora Alto Casertano e la gara contro il Fano ancora da recuperare. Mister, finalmente si sorride nel nuovo anno e finalmente si sorride anche qui al Comunale. Sì, l'aspettavamo da tanto questa vittoria, vi avevo accennato nelle precedenti interviste che la squadra stava facendo il suo dovere ogni domenica, dopo magari episodi non ci hanno fatto vincere le partite, diciamo, o meglio ce l'hanno fatte perdere, però la strada era quella da seguire, vi avevo detto che dovevamo portarci la fortuna alla nostra parte. Con l'atteggiamento, con la determinazione, con la cattiveria, e oggi questa squadra ha dimostrato appunto di esserci e che fine alla fine si giocherà la permanenza in questo campionato. E all'orizzonte, dopo l'Aurora Alto Casertano, ci sarà una settimana appunto impegnativa, due trasferte, Aurora e Fano, e poi si torna in casa, sarà una settimana decisiva per il Castelnuovo. Sì, adesso questa settimana sicuramente ci permetterà un attimo di lavorare nel modo giusto, perché da tanto che non lo facciamo, avendo avuto partite ogni 3 giorni, prepariamo al meglio la trasferta dell'Alto Casertano, poi dopo la settimana successiva, perché poi, se non sbaglio, ci dovrebbe essere anche quella successiva alla partita di Coppa Italia, quindi saranno altre 2 settimane molto, molto impegnative. Dovremmo sicuramente dosare bene energia. Dico sempre ai ragazzi, anche quelli che stanno giocando meno in questo momento, di non mollare, perché c'è bisogno di tutti e tutti si devono far trovare pronti perché poi gli impegni saranno molto vicini. Mi viene da fare questo parallelismo, era proprio la giornata di Guido Di Fabio, nel giorno in cui si incontravano le sue due ex squadre, Fermana e Pescara, lui ritrovava la via della vittoria, la prima del 2022, una vittoria che pesa tantissimo, Stefano, perché era uno sconto diretto, perché la squadra era andata sotto e perché, insomma, se avesse perso la situazione, non dico sarebbe diventata irrimediabile, ma poco ci manca. Eh sì, è tutto vero. Castelnuovo aveva bisogno di questa vittoria, aveva bisogno il gruppo, aveva bisogno l'ambiente e soprattutto questa, fammelo dire, la vittoria di Guido Di Fabio, che ci ha sempre creduto, non si è mai lasciato andare a parole dure verso i suoi giocatori, invece ha cercato sempre di spronarli, e anche in settimana l'aveva detto.
che lui crede fortemente in questo gruppo, anche se purtroppo nei mesi invernali del mercato questa squadra è stata, possiamo dire, smantellata, ha perso dei giocatori fondamentali, ha perso il Ripa che aveva realizzato 7 reti, però lui è bravo a tenere sempre i giocatori concentrati, è bravo a lavorare con i giovani e soprattutto questa squadra trascinata dalla vecchia guardia, da Terenzio, da Casimirri, soprattutto da De Gidio. Oggi non c'era Emili, che purtroppo è fuori per un infortunio, non sappiamo l'entità, ma potrebbe essere lontano dal campo per un po', per un problema al ginocchio. È una squadra, sono dei ragazzi che hanno avuto, che devono tanto a Castelnuovo, e oggi forse vogliono ripagarlo per quello che è stato il loro lavoro lì, e vorrebbero salvarla questa squadra, che la merita. La e fortezza. Avranno molto da sudare, perché sarà un periodo con anche all'orizzonte il recupero della gara di Fano, c'è anche l'impegno di Coppa Italia, sembra quasi un'altra stagione, ma il Castelnuovo è l'unica superstite tra le abruzzesi per la Coppa Italia. Vediamo la classifica, perché poi quando sarà recuperata Fano Castelnuovo sarà un vero e proprio scontro diretto, se vediamo la graduatoria. Ecco, proviamo a inquadrare la situazione. Fano Castelnuovo e Castelfidardo hanno tutte quante 23 punti, poi c'è il Monte Giorgio dentro la zona play-out a quota 28 e la Samb e il Matese sono appena fuori. Parliamo di tutte squadre importanti, quindi salvarsi direttamente sarà estremamente difficile anche per lo spessore delle altre squadre. Tra l'altro fa specie vedere che ci sono quattro squadre a 32 che sono appena 4 punti sopra la zona play-out. Quindi insomma non sarà semplice per il Castelnuovo venire fuori da questo pantano. Non è facile, il 2 marzo si recupera col Fano e sì, sarà, se non sbaglio, l'unica partita che poi si gioca fuori casa di queste qua più difficili, perché con la San Benetese c'è in casa, il Monte Giorgio in casa, Notaresco in casa, Matese credo pure in casa, però è fondamentale adesso, l'obiettivo è quello di domenica prossima con l'Aurora Alto Casertano, lì non si può sbagliare assolutissimamente, lì si deve portare i 3 punti a casa, e poi c'è sì questa partita di Coppa, purtroppo poi chi passa il turno c'è la trasferta in Sardegna, non so fino a che punto convenga a Castelnuovo farsi questo viaggio in Sardegna, però così stanno le cose, c'è questa partita di Genzano, sicuramente è un modo per far unire il gruppo, per far giocare anche chi ha giocato di meno, e poi chissà come andrà quella partita. E visto che Castelnuovo si è rialzato, ora la squadra tra gli abruzzesi più in crisi è il Notaresco, che oggi ha perso a Vasto Girardi, vediamo servizio e poi la intervista post gara. Il Vasto Girardi mostra i muscoli e con un gol per tempo supera al Ditella il Notaresco. I gialloblu di Prosperi riprendono la marcia dopo il KO di Piedimonte Matese, mentre per gli uomini di Epifani continua il momento poco felice. Abruzzese ancora a secco di vittorie nel girone di ritorno. Castellano di Michelino designato per la regolarità del confronto. Il Notaresco parte forte, 2 giri di lancette, Sorrini crossa da destra, Maio gonfia la rete ma in posizione di fuorigioco, gol annullato dal direttore di gara. La risposta del Vasto Girardi arriva al 5° Salatino serve a Laggia, conclusione fuori dallo specchio. Ci prova poi Ruggeri su calcio piazzato, conclusione debole che Sciba blocca senza problemi. Minuto 14, si vede il Notaresco con una conclusione di prima intenzione da parte di Massarotti, cuoio che termina lontano dallo specchio. Il match è piacevole, il Vasto Girardi vuole il vantaggio e ci prova con Salatino che offre ad Alaggia, sfera deviata in corner. Poco dopo la mezz'ora riecco gli ospiti, Diarra fa viaggiare Valenti a destra, cross al centro ma nessun compagno è pronto ad intervenire. Scampato il pericolo, al 32esimo il Vasto Girardi passa. Palla centrale per Guadalupi che va in percussione e scarica la sfera alle spalle di Sciba per l'1-0. Incassato il colpo, l'11 di Epifani reagisce subito. Punizione di Valenti, Di Stasio interviene con i pugni ed evita problemi. È l'ultima emozione del primo tempo che si chiude con il Vasto Girardi avanti 1-0.
Con il montaggio di Marco Pece siamo nella ripresa. Minuto 13, palla con il contagiri di Guadalupi per Guida, che davvero bomber non si lascia sfuggire l'occasione e fa 2-0 Vasto Girardi. Al 17esimo è Salatino ad andare in percussione a servire nello spazio Guida. Sfera troppo lunga, Sciba esce senza particolari problemi. Il notaresco prova a riaprire il match. 20esimo, cross di Sorrini, Maio in corna ma non inquadra lo specchio. 3 minuti dopo è Valenti a provarci dalla distanza. Di Stasio si oppone con i pugni. Grande chance per il Vasto Girardi al 31esimo. Alagia ruba palla a Frederick e conclude da buona posizione. Sfera che però si spegne al lato. Nel finale il notaresco prova a rendere meno amaro il pomeriggio del Ditella. 41esimo, Bruno assiste Maio, conclusione dalla distanza, ma la sfera termina alle stelle. 2 minuti dopo, Pampano offre a Valenti, che conclude a botta sicura. Di Stasio, con un super intervento, nega la gioia del gol al 10 rossoblu. Al triplice fischio, il Vasto Girardi fa festa insieme ai suoi tifosi e pensa alla trasferta di Chieti. Per il notaresco, un pomeriggio da archiviare in fretta. No, sottotono no, è che abbiamo fatto 2 errori sui gol clamorosi, abbiamo giocato tanto, abbiamo tirato poco. E questo è quando il calcio, quando non si tira in porta, purtroppo fai fatica a fare gol. E ci dispiace, è un momento difficile, tra virgolette, però ci dobbiamo rialzare al più presto, perché questa squadra deve reagire anche a livello di moralmente, perché poi veniamo da un momento negativo, momenti negativi capitano sempre, però ci dobbiamo rialzare, punto e basta, è inutile piangersi addosso in questo momento, siamo in difficoltà, è un momento delicato tra virgolette, perché poi ci dispiace per la società, per i tifosi, per tutti quelli che ci stanno vicini. In questo momento i ragazzi hanno un momento come momento che ci può stare durante l'anno, però dobbiamo reagire, è un momento che dobbiamo tirare fuori anche qualcosa in più a livello personale. Ma l'obiettivo è vincere una partita adesso, perché non è che possiamo guardare più lontano di vincere una partita. L'obiettivo principale è vincere, non vinciamo da 3 partite, e quindi dobbiamo cercare la prima cosa è cercare di fare anche una grande vittoria per il morale, perché in questo momento abbiamo bisogno tanto. Stefano, insomma, è un momentaccio per il notaresco che è in crisi, tant'è che Epifani dice non è che possiamo girarci molto intorno, pensare alla classifica, qui urge ritrovare intanto la vittoria. È crisi veramente, è anche difficile uscirne, perché qui la via d'uscita per il notaresco non si vede. Eravamo abituati ad una squadra che negli anni ci aveva fatto quasi assaporare con un'altra squadra in Serie C, e invece ora in questa stagione, con una prima parte di stagione non sotto le aspettative, poi ecco 3 partite perse e ti ritrovi inguaiato in posizioni che non sono le tue, perché purtroppo quest'anno il girone F di Serie D non è un girone così competitivo come lo è stato forse negli anni passati con grandi squadre, dove c'erano distacchi. Questo è un campionato che mette pochi punti tra le altre, non si corre, e quindi quando non si corre poi rischi di ritrovarti impelagato in posizioni che per te non sono più consone, e poi se non hai la mentalità giusta per approcciarle quelle posizioni, puoi fare danno. Ecco che arriva le parole di Epifani, poi nella seconda parte dell'intervista sono molto giuste, perché dice adesso l'obiettivo è tornare a vincere, non possiamo ancora pensare agli obiettivi finali, quali sono playoff, vincere il campionato, adesso bisogna vincere, perché poi sappiamo che vincere aiuta a vincere, intanto mettiamo il primo tassello. È vero, Notaresco deve ritrovare serenità dopo che insomma l'obiettivo di competere per i primi posti è ormai completamente svanito, anzi rischia la squadra di Epifani di non raggiungere neanche i playoff. Grazie Stefano. Grazie a voi, buona serata, ciao. Chiaramente domani sera replay,
dalle ore 21, martedì sera dalle ore 21 Pro Teramo, poi saremo di nuovo qui con l'Abruzzo del Pallone Live per il turno infrasettimanale di Serie C, sarà il recupero della terza di ritorno che non si giocò a metà gennaio per i rinvii causa Covid e dunque partiremo con Teramo Modena in collegamento alle 17.30, gara alle ore 18, successivamente alle 21 ci sarà la gara del Pescara al Benelli di Pesaro contro la Vis, poi via via tutti gli altri appuntamenti settimanali con Pallavolè che slitterà al giovedì. Grazie in regia a Maurizio Daguì, grazie a tutti i colleghi che hanno lavorato per questa lunghissima diretta da tutti i campi d'Abruzzo, l'appuntamento con l'Abruzzo del Pallone Live ovviamente è per mercoledì. Buona serata.